Akhenaton, il faraone. Il faraone si levò a sedere sul suo giaciglio e prese tra le mani la coppa, fissandoci un volto, ora l'uno ora l'altro, e il suo sguardo affaticato mi trafisse, tanto che mi sentì percorrere da un lungo brivido. Gli uomini mostrano misericordiosi verso una bestia malata, abbattendola con un colpo di mazza. Hai tu pietà di me, Signore? Se è così, ti ringrazio, poiché la morte mi è oggi più dolce che non l'aroma della mirra. Il faraone Akhenaton bevve dalla tazza e la vuotò. Dopo un certo tempo prese a rabbrividire come per freddo. Orenbeb si tolse la mantella che gli copriva le spalle e la distese sopra di lui, mentre Eie afferrava le corone e ne provava il peso sul proprio capo. Così trapassò il faraone. A parlare è il medico protagonista di Sinuè l'egiziano, romanzo ambientato in uno dei periodi più misteriosi dell'Egitto, della grande rivoluzione religiosa del nuovo impero. Tutto ebbe inizio quando Amenofis IV salì giovanissimo sul trono. A differenza di suo padre, indolente ed ozioso, il giovane faraone fu un uomo dalla personalità straordinaria, ambigua e sfaccettata, difficile da comprendere. Fu non solo il primo idealista del mondo, ma anche il primo monoteista e il primo profeta dell'internazionalismo. Biasimato o esaltato, il faraone eretico, come venne poi chiamato, fu l'artefice di una radicale riforma religiosa. In quegli anni, in Egitto, tra una molteplicità di divinità tribali, si era affermato il culto di un dio dalle antichissime radici, Amun. Il potere della casta sacerdotale di questo dio era divenuto tale da rappresentare una minaccia per gli interessi della monarchia. Nel santuario di Amun affluivano immense ricchezze. Il dio riceveva tributi, bottini di guerra e, dai sovrani regnanti, appezzamenti di terreno o interi villaggi, le cui rendite rafforzavano il potere dei suoi sacerdoti, il cui crescente prestigio finì per scatenare l'ostilità del giovane re. I sacerdoti non sono altro che ciarlatani. Usano i deboli, difendono i superstiziosi, saccheggiano provviste. I loro templi sono bordelli e i loro cuori sono pieni di avidità. Come i miei avi sacrificarono agli dèi la gente disgraziata, io offrirò le forze del male in sacrificio agli dèi, rompendo le catene che attanagliano chi non ha il potere. Il faraone non ebbe scelta. L'unica alternativa fu quella di avviare una rivoluzione teologica che ridimensionasse il vecchio dio Amun, che culminò con l'affermazione di un nuovo culto, quello di Aton, il sole. Rappresentato come il disco solare circondato dai raggi, Aton superava le vecchie divinità, introducendo la concezione di un dio unico e universale. Un sacerdote che detestava Amenofis racconta: sua madre lo aveva educato alla fede di Aton, in cui credeva per motivi politici. Lui invece ebbe una fede passionale, autentica, che non si adattava alla sua natura femminile. Da lì passò all'eresia che sua madre non aveva potuto prevedere. Diverso è il pensiero del comandante della polizia del giovane faraone. La sua fede era forte, salda, incrollabile, instancabile. Quello strano re riempiva l'aria della città di gioia, allargando il cuore degli uomini, delle donne e degli uccelli con i suoi inni. Le sue giornate trascorrevano in maniera molto diversa da quella dei suoi padri, poiché pregava nel suo rifugio, predicava dal balcone del suo palazzo, recitava i suoi inni nel tempio e passeggiava parlando con la sua gente, rompendo le tradizionali barriere tra il trono ed il popolo. Amenofis annunciò la sua fede agli amici, dapprima dicendo di non credere nei falsi dei, poi gradualmente facendone sopprimere il culto e distribuendo le loro ricchezze ai poveri. Il matrimonio gli portò grande felicità, ma il suo piacere più grande fu sempre la fede sincera nel suo Dio. C'era in lui una forza vera, celata dalla sua debole costituzione. Il fascino era la sua arma principale per diffondere la missione, e in questo gli fu sempre accanto la giovane moglie Nefertiti, donna dal volto bellissimo, enigmatico e dai tratti aristocratici. Gradevole a vedersi, bella con le due piume, signora di gioia, dispensatrice di grazia, che dona la felicità a chi ode la sua voce. Anche se nessun documento ci è pervenuto sull'origine di Nefertiti,
il cui nome significa appunto «la bella è qui», viene spesso identificata come la figlia dell'abile cortigiano che curò l'educazione del giovane faraone e che sempre lo seguì. Il faraone, così, si rivolge a lei. Regina dal volto chiaro, gioiosamente ornata dalla doppia piuma, dotata di tutte le virtù. Ella è piena di grazia, grande nell'amore, e i suoi sentimenti danno gioia al signore dei due paesi. La grande e amata sposa del re, signora di due paesi. Nel quinto anno del suo regno, in un ennesimo atto di devozione all'unico dio Aton, Amenofis decise di cambiare il suo nome. Divenne Akhenaton, che significa servizievole con Aton, e adottò il titolo di grande sacerdote, delegittimando ulteriormente la vecchia classe sacerdotale. I sacerdoti vennero completamente spodestati, la venerazione degli altri dei fu sospesa in tutto il paese e i loro nomi graffiati via da ogni monumento. L'odio del clero, escluso dall'amministrazione dei beni del tempio e privato del prestigio, non tardò a farsi sentire. Ne seguì un amaro conflitto. Queste le parole di un sacerdote di Ammon. Ancora ricordo la figura ripugnante. Non era né uomo né donna. Era debole al punto di odiare i forti, fossero uomini, sacerdoti o dei. Il ballo, il canto e il bere furono il suo culto. L'impero alla fine fu perduto, l'Egitto distrutto, con i suoi templi vuoti e la gente affamata. Costui fu l'eretico, quello che si fece chiamare Akhenaton. Anche nell'aspetto fisico Akhenaton esprimeva qualcosa di ambiguo. Nei monumenti più antichi è rappresentato secondo i canoni tradizionali dell'iconografia regale. Poi cominciarono ad apparire statue e rilievi nei quali il suo corpo è trasfigurato con caratteristiche anomale. La testa oblunga su un collo esile, un naso prominente sul viso sottile, spalle strette e ventre gonfio, cosce grasse e polpacci magrissimi. Un'immagine di mollezza del corpo, contrastata dall'espressione mistica del volto, a volte ostinata e tenace, e che talvolta sembra suggerire una natura malaticcia. Cercando di spiegare quelle inquietanti raffigurazioni, gli storici hanno parlato di una presunta omosessualità e persino di una rarissima malattia. Ma c'è un altro aspetto che può aver influito. Il distacco dai rigidi canoni dell'iconografia regale, segnato dal regno di Akhenaton, a favore di caratterizzazioni della figura fisica spinta all'eccesso. In una stele di Aswan, il capo scultore di Akhenaton, Bek, dice esplicitamente di aver ricevuto l'insegnamento della sua arte dal re. Dio ha creato le cose. Non giocare con loro. Riproducile fedelmente. Falle risaltare con forza. Fa rispecchiare tutti i difetti del mio volto e del mio corpo, affinché dalla verità emerga la bellezza. Così diceva il mio signore maestro, Akhenaton. Il giorno che salì al trono, io presi il mio posto di grande scultore reale. E il giorno in cui il suo Dio gli ordinò di fuggire nella nuova città, mi incamminai in testa a 80.000 lavoratori e artigiani per costruire la più bella città della terra, la città della luce e della fede, Akhetaton. Infatti, presto Tebe divenne intollerabile per il sovrano, che decise di fondare una nuova capitale in pieno deserto. Il trasferimento prese le sembianze di un vero e proprio esodo, massiccio e improvviso. Grandi palazzi e templi vennero costruiti in fretta per il faraone e la sua corte. Nacque così la nuova città, che prese il nome di Akhetaton. Con queste parole il caparbio sovrano descrive la scelta di quel luogo. Ecco la città che Laton desidera che io costruisca per lui come monumento. Non un nobile mi ci portò. Né alcun uomo della terra mi ci guidò. In verità fu Aton, mio padre, che mi condusse qui per erigerla come orizzonte dell'Aton. Mentre Ai, consigliere e precettore di Akhenaton, racconta. Ci trasferimmo ad Akhetaton, la nuova capitale. Non era esistita, né esisterà mai, città più bella. I giorni seguenti furono come un sogno, pieni di felicità, gioia, amore, rilassatezza. Per la verità, il cuore di tutti si aprì alla nuova fede. Ma il re non dimenticò la sua missione. In nome dell'amore e della pace,
intraprese la guerra più devastante della storia d'Egitto. Non tardò a far chiudere i templi, esiliò gli dei, facendo cancellare i loro nomi dalle stele. La sua immagine, insieme a quella di Nefertiti, si impresse nei cuori come non era mai riuscito a nessun faraone, poiché prima la gente parlava dei sovrani senza vederli mai. Successivamente, la tristezza cominciò a serpeggiare tra noi, prima a tratti, poi a cascata. Allungò i suoi artigli sulla figlia più amata, la secondogenita Maketatu. La sua morte lo addolorò moltissimo. Diverso il parere di un sacerdote del vecchio dio Amun. Il potere del faraone a Tebe si era indebolito e durante la festa di Amun giunsero alle sue orecchie grida di odio. Fu così che il suo dio gli comandò di rifugiarsi in una nuova città costruita apposta per lui. Lo obbligammo ad emigrare, accompagnato da 80.000 eretici che gli costruirono una prigione maledetta. Finalmente, avevamo le nostre mani libere per intraprendere la nostra battaglia sacra, come loro avevano le loro mani libere per dedicarsi all'infedeltà e al peccato. La nuova città si trasformò nella capitale del gioco, del bere, dell'alterco, del libertinaggio. Mentre il capo della polizia esprime dubbi inquietanti. Lo seguì nelle incursioni nelle regioni e vidi come la moltitudine affascinata lo accolse. Ad ogni modo, non ho mai smesso di avere dubbi sul suo nuovo mondo che si stava creando, che somigliava sempre di più ad un saccheggio. Questo nuovo ordine avrebbe resistito al passo del tempo. Forse il bisogno dell'amore, della pace e della gioia poteva essere la bilancia del mondo, dove sarebbero rimaste le verità e le esperienze della vita. Un giorno Nefertiti, leggendomi nel pensiero, mi disse: «Lui è ispirato ed il suo Dio non lo tradirà. Vinceremo». Presto la situazione si capovolse. Il popolo, dopo un entusiasmo iniziale, mostrò di non aver recepito i dettami della nuova dottrina e cominciarono ad affiorare risentimenti e rancori per la soppressione dei culti tradizionali. I contadini poi erano stanchi di dover provvedere con forti tributi al sostentamento dei templi di Atum. A questo si aggiunse il malumore dell'esercito, costretto ad assistere inerte allo sfacelo dei territori sottomessi in Siria e in Palestina in nome di un pacifismo esasperato. Quando la crisi giunse a minacciare la sopravvivenza della dinastia, la stessa regina madre, che per prima aveva introdotto il giovane faraone al culto di Atum, compì una visita ufficiale ad Akhetaton. La regina mi annunciò di essere venuta per avere con il figlio una lunga conversazione. Giunse il momento della sua udienza con il re, ma fallì come tutti noi. Le cose andarono di male in peggio quando le province si ribellarono, rimanemmo assediati da Akhetaton. Tutti presagivamo l'imminente catastrofe, tranne il faraone. Catastrofe temuta anche dal capo della polizia, un tempo fedele al sovrano. Quando le cose peggiorarono, ebbi la tentazione di ucciderlo con la mia stessa spada per salvare il paese dalla sua follia. Improvvisamente vidi chiaramente che quello che io avevo scambiato per una grande forza non era altro che una stupida follia. Quando anche la regina madre fallì la sua missione, il cerchio si strinse. Ma lui resisteva, anzi, era più ostinato e testardo. Anche quando Nefertiti lo abbandonò, lui non fece un passo indietro. Allora decidemmo di liberarci di lui e di passare dall'altra parte. La sua debolezza non gli permise di superare la sconfitta. Quando il suo dio lo abbandonò, si ammalò e dopo qualche giorno morì. Anche un sacerdote racconta la fine del grande Akhenaton. Io stesso andai ad Akhetaton rischiando la vita. Convocai un gruppo dei suoi uomini e parlai con loro. Convinti dalle mie parole, andarono dall'eretico. Gli chiesero di rinunciare al trono, permettendogli di conservare la sua fede. Lui rifiutò, ma scelse di regnare insieme con suo fratello Samankra. Noi lo ignorammo ed eleggemmo successore al trono l'altro fratello, Tutankhamon. I suoi uomini decisero di abbandonarlo e lasciarono la città. L'eretico, dopo essere impazzito completamente, si ammalò e di lì a poco morì. Secondo un altro sacerdote, invece, si ritrovò solo e prigioniero nel suo palazzo e anche Nefertiti lo abbandonò.
Successivamente ci dissero che la malattia lo uccise. In verità, ne dubito molto. La sua sposa, Nefertiti, dunque lo abbandonò. Apparve ai miei occhi il fantasma della sconfitta e della morte, e la mia volontà si indebolì. Mi assalirono dubbi sulla mia fede e pensai che se lo avessi abbandonato, la sua fermezza si sarebbe indebolita e avrebbe rinunciato al trono. Così lasciai il mio amato ed il suo palazzo. Il palazzo rimase vuoto e anche la città, che cominciò a morire giorno dopo giorno. I sacerdoti di Amun decisero di mandare un loro medico ad alleviare le sofferenze di Akhenaton. Ma il fedele medico che gli era sempre rimasto a fianco ricorda: lo lasciai con gli occhi rossi di pianto, sicuro che il medico inviato al mio posto lo avrebbe assassinato. Sono in molti a dubitare della sua fine. Così conclude Nefertiti. Quando venne il comandante della guardia e mi disse che l'eretico aveva lasciato questa vita dopo una lunga malattia, non credetti ad una parola. Nessuna malattia portò il mio amato alla tomba. Forse lo assassinarono per credere alla loro falsa vittoria. Lasciò questo mondo miscredente per vivere in eterno. Un giorno mi unirò a lui perché mi perdoni ed io possa sedermi al suo fianco, sul trono della verità. La dolce voce svanì e la mia signora rimase in silenzio, triste, nobile e coraggiosa. Mi congedai con un grande inchino e me ne andai, mio malgrado, con il cuore colmo del profumo della sua affascinante bellezza. Akhenaton fece scavare una tomba, ma questa non accolse mai le sue spoglie. Nel 1907 venne riportato alla luce a Tebe un sepolcro assai malconcio. In un primo momento venne attribuito alla regina madre Tie. Lo studio della mummia, che era in pessime condizioni, rivelò invece che si trattava dei resti di un giovane uomo. Furono avanzate parecchie ipotesi, tra cui quella che si trattasse di Akhenaton. Tu sorgi bellissimo all'orizzonte del cielo, o vivo Aton, da quando desti inizio alla vita, brillando a oriente sull'orizzonte. Sei talmente lontano, oppure i tuoi raggi inondano la terra. Tu splendi sul volto dell'uomo, eppure i tuoi moti non sono visibili. Quando tramonti all'orizzonte occidentale, la terra giace nelle tenebre come in preda alla morte. Gli uomini passano la notte nel loro letto, con la testa coperta, e non c'è occhio che veda i suoi simili. Il leone esce dalla sua tana, i serpenti mordono, l'oscurità è il solo lume, mentre la terra è immersa nel silenzio e il suo creatore riposa dietro l'orizzonte. La terra si illumina quando tu sorgi all'orizzonte. Tu scacci le tenebre ed elargisci i tuoi raggi. Buonasera a tutti da Antonella Ferrera. Oggi per parlare della morte di Akhenaton abbiamo in collegamento telefonico il professor Valerio Manfredi, archeologo e scrittore di grande successo. Professore, come si fa a ricostruire un fatto dell'antichità, una morte in particolare? Sembra quasi che il lavoro dell'archeologo in alcuni casi coincida con quello del detective. Indubbiamente, quando se ne verificano le condizioni, per esempio... Recentemente la mummia di Tutankhamon esaminata avrebbe rivelato la presenza di un'ecchimosi nella parte posteriore del cranio, quindi si è ipotizzato un colpo, cioè un assassinio, no? In altri casi non abbiamo invece il corpo, non abbiamo le prove fisiche che possano supportare un'ipotesi. Altre volte invece abbiamo una relazione delle fonti storiche, le quali devono essere vagliate, analizzate, considerate attentamente per arrivare a stabilire i mandanti, il cui prodest, il quadro storico e politico che può aver generato una certa situazione. Insomma, in sostanza tutti quegli elementi che ancora oggi vengono presi in considerazione da un investigatore moderno per la soluzione di un caso di omicidio, per esempio.
Ecco, nel caso di Akhenaton sappiamo che non è stato mai ritrovato il corpo, quindi quali possono essere state le fonti? Il problema con questo faraone è che egli ha subito quello che i romani chiamavano damnatio memoriae, cioè la condanna all'oblio. Tutto questo complica enormemente le cose e confina le nostre ipotesi a livello un po' di speculazioni. E qual è l'ipotesi più veritiera secondo lei, che sia morto di malattia o che sia stato effettivamente ucciso? Già negli anni 60 un romanzo di successo mondiale, Sinuhe l'egiziano, scritto però da un bravo archeologo, da un egittologo vero che era Mika Valtari, proprio ipotizzava il veleno, insomma. Akhenaton sposò la bellissima Nefertiti, anche lei un personaggio da romanzo, della quale si sa poco. Ci può dire qualcosa di più? Però diciamo che in parte si conserva la sua corrispondenza, per esempio con principesse e regine ittite, che lei chiama sorelle, no? E quindi certamente una donna di Stato, cioè una donna che aveva chiari... aveva chiare le situazioni politiche internazionali e che probabilmente fu anche un valido appoggio, una valida spalla nella gestione di questa politica sia interna che a livello internazionale. La sua straordinaria bellezza certamente ne fece anche una donna di grandissimo carisma. Tutti noi conosciamo quel ritratto straordinario che è conservato nel Museo di Berlino e che fu trafugato dagli archeologi tedeschi in maniera rocambolesca, nascondendolo dentro a una cassa piena invece di coccetti e di cianfrusaglie di nessun valore. Ma ebbe un ruolo nella fine di Akhenaton questa donna? Io non credo che abbia avuto un ruolo, anche se certamente dopo lei fece il possibile per salvare il salvabile e quindi può darsi che in qualche modo lei abbia preparato una qualche forma di successione, ecco, ma più in là di questo io non mi spingerei. E riguardo... Io credo anche che loro si amassero, onestamente. Le scene stupende che ci sono pervenute, queste sono delle fonti che non credo siano soltanto propagandistiche, in cui vediamo proprio questa intimità della famiglia reale, no? Il faraone che tiene in braccio le sue bambine, che le imbocca, che gli dà dei pezzettini di cibo, questo è veramente è rivoluzionario, mai prima e mai dopo si sarebbe mai visto rappresentato in forme di arte destinata, diciamo, alla visione pubblica, scene di così grande intimità della vita di colui che per tutto il popolo era un vero e proprio dio. Allora, possiamo dire che Akhenaton era un personaggio moderno, nel senso che lo possiamo assimilare a tutti i leader carismatici che hanno un momento di grande successo, poi decadono e nel momento della caduta lo abbandonano tutti, moglie compresa, come dire, finito il potere, finito tutto. Ma Akhenaton è stato definito da alcuni studiosi come il più grande di tutti i faraoni. Forse questa è un'esagerazione, però non c'è dubbio che la sua opera, la sua riforma, la cancellazione completa del politeismo che era la vita stessa dell'Egitto, no? Quel tipo di religiosità entrava nella quotidianità di tutto il popolo 24 ore su 24, quindi il conseguente esautoramento totale della classe sacerdotale del dio Amon, che era potentissima, l'abbandono della capitale, il trasferimento di una capitale nuova di zecca in un'area completamente diversa sulla sponda orientale del Nilo, in una zona completamente circondata dal deserto, il fatto che nemmeno sua madre, nemmeno i suoi genitori probabilmente andarono mai a trovarlo in questa nuova capitale, l'introduzione di questo dio unico, questo Aton, che poi a un certo punto qualcuno addirittura ha pensato sia alla base del monoteismo ebraico.
C'è perfino chi ha detto che il Mosè della tradizione ebraica in realtà è lui, è Akhenaton, se ne sono detti di tutti i colori proprio, si può dire. Una cosa è certa, che quest'uomo ha avuto una visione della politica, della religione, della spiritualità, della vita stessa del suo paese come nessuno mai prima di lui e dopo di lui avrebbe mai avuto. Senta, professore, i delitti del passato hanno qualche similitudine di fondo con i delitti moderni? Beh, i delitti credo che siano delitti, e quindi chiaramente possiamo trovare una quantità di analogie. Il delitto è una forma aberrante e che però diventa quasi la norma quando ci troviamo di fronte ai grandi interessi di tipo politico o dinastico, e allora le cose veramente non cambiano. Se noi guardiamo per esempio l'assassinio del presidente Kennedy e le modalità in cui si verificò, e l'assassinio per esempio di un altro grandissimo personaggio dell'antichità, il re Filippo II di Macedonia, il padre di Alessandro Magno, troviamo delle analogie assolutamente inquietanti, cioè ambedue anche così che ci destano meraviglia, ambedue vengono uccisi al colmo della loro popolarità e del loro potere, ambedue durante una pubblica parata. L'uccisore, sia di Kennedy che di Filippo II, viene subito ucciso, per cui poi non si riuscirà mai realmente a conoscere il mandante. Ancora oggi in realtà non sappiamo chi ha ucciso il presidente Kennedy, ancora oggi in realtà non sappiamo chi fu il mandante dell'assassinio di re Filippo II. Quando Alessandro si trovò, per riagganciarci ad Akhenaton, si ritrovò al santuario del dio Amon, proprio quello che Akhenaton aveva cercato di abolire, nell'oasi di Siva, la prima domanda che gli rivolse fu: gli uccisori di mio padre sono stati tutti eliminati o qualcuno si è salvato? Professor Manfredi, un'ultima domanda: perché il romanzo storico ambientato nell'antichità desta oggi tanto interesse? Ma io credo che in realtà l'interesse per l'antichità non sia mai morto. Credo che in questo momento in particolare, in parte diciamo, sia stato risvegliato per esempio anche dalla cinematografia. Basti pensare al Gladiatore di Ridley Scott, che ha avuto un successo incredibile. Ma credo anche proprio dalla generale situazione politica, l'inquietudine, il senso di insicurezza, le paure per il futuro, l'ignoto, quello che ci aspetta, la paura del terrorismo, la globalizzazione, la perdita di identità progressiva, che veramente è una cosa in qualche modo continua, abbiano indotto nella gente un profondo senso di insicurezza. La storia costituisce in qualche modo un ancoraggio. Professor Manfredi, io la ringrazio per essere intervenuto e ringrazio tutti i nostri ascoltatori per essere stati in nostra compagnia.